Abbiamo provato dei sapori di Toscana, sentiamo bene un tenue aroma di collina. Gli è barricato un botte cantigiana, condisce spirito, amicizia e la chianina. Strade tra i campi con il grano arrotolato, giungla d'aria fresca, varie cicatrici. Tra una vigna e l'altra quanto va vendemmiato, e ci si ferma a far merenda, che ne dici? E si è mangiato il cacio buono giù a Pienza. Le salsicce sono come l'oro nell'aretino. Ci sono gli scogli a Calafuria e io del mare un faccio senza. TVL o stappa un morellino. Allora vieni a Firenze a casa mia, o in Versilia, dalle Apuane sino al mare. Le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Da Siena su cavalli imbizzarriti, a Scarperia dove il coltello è tanto amato, a Popiglio accanto al Maggio siamo finiti, i cantucci col vin santo fatti a Prato. La Toscana io non posso fare senza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto. E poi mi hanno detto, in dov'hai? A Pistoia, la bella città, con i suoi vivai. Bene, benvenuti all'ora verde di questa settimana. E appunto, come avete sentito nell'anteprima, parliamo soprattutto di carne stasera. E di carne, sì, e ci scuseranno i vegetariani e tutti gli altri che insomma hanno preso un'altra via, ma insomma la carne continua ad essere un po' una ricchezza delle nostre tavole, eh? E questo non si può pensare di superarla, Specialmente se è carne genuina. Carne genuina. Allora, cominciamo un pochino a pensarvi. Va bene quello che ho detto, c'è in giro qualche la carne che non sempre ha il gusto vero della carne, specialmente chi è abituato per via dei tempi che sono passati a mangiare nel tempo carne buona. Mi pare che sia un debutto, vedo il professor Niccolò Bartoli, professore all'Istituto Agrario di Pescia. Esatto, sì. Vi interessate di questo problema, sì? Sì, appunto leghiamo, insegno produzione animali all'agrario di Pescia e parliamo di qualità dei prodotti, delle produzioni animali, e quindi per legare le produzioni animali alla qualità ovviamente ci vuole un rapporto con la terra, con il territorio, e quindi l'importante, ecco, vedo alcune aziende che legano alla terra, quindi con i loro pascoli, con le vacche che vanno al pascolo, con lo stesso i bovini che vengono allevati in stalla, che vengono alimentati con i prodotti dell'azienda. Questa è senz'altro una garanzia, un indice di qualità superiore rispetto a un allevamento al chiuso e magari intensivo, che magari può provenire, può avere un'altra provenienza. Ecco. Quindi l'importante penso sia soprattutto legare le aziende al proprio territorio, ed è quello che cerchiamo, ecco, di insegnare ai nostri ragazzi attraverso questo percorso dei 3 anni che si conclude nella parte di alimentazione e razionamento, ecco, in funzione di quelle che sono le risorse del proprio territorio. Ecco, Francesco Benesperi, te tu conosci un po' tutta la zona montana, non solo. Quanto c'è cura nel caso rispetto a ieri? Qualcosa è calato? O insomma ci sono, a parte delle aziende che abbiamo anche qui e dopo le presenteremo, dove fanno delle cose eccellenti, ma in linea generale? Sì, beh, diciamo che le produzioni zootecniche italiane e gli allevamenti italiani devono sottostare a degli standard
qualitativi e anche normativi assolutamente di primo livello, e questo ci rende anche un po' un'eccellenza nel mondo, proprio perché diciamo, è il frutto di questa grande attenzione. Sul nostro territorio abbiamo sicuramente delle eccellenze, chiaramente il tempo ha fatto sì che da quell'agricoltura di sussistenza che vedeva il piccolo potere insediato con la famiglia, se questa è andato perdendosi o comunque riducendosi molto, a meno che, come in alcuni casi, sì, da questa dimensione della piccola azienda per autoconsumo o poco più, si è riusciti a fare un passaggio imprenditoriale di crescita, e che quindi poi ha portato a poter valorizzare in termini produttivi e anche di investimento sulla diciamo, la propria azienda, dotazioni e specializzazione sostanzialmente. Quindi questo determina poi il prodotto di qualità. Allora, aiutami a capire da ignorante una situazione. Spesso si sente dire, o nei supermercati o anche dai nostri macellari, questa è carne e ti danno qualche titolo capi stranieri, e più o meno famosi che sono entrati. Che cosa significa questo? Che è carne che arriva dall'estero e che quindi la importiamo e quindi la mangiamo così, o sono razze che coltiviamo poi in Italia e che alleviamo noi? Una peculiarità che accennavo prima della normativa italiana, che sostanzialmente codifica nell'etichetta anche la tracciabilità del prodotto. Questa cosa in Europa piace e non piace, perché certo, diciamo, orienta più il consumatore a individuare esattamente o con una sufficiente, diciamo, precisione da dove viene il suo prodotto. Quindi noi possiamo avere, e li abbiamo, dei capi bovini anche di origine selezionati in altre nazioni europee o anche in altre nazioni extraeuropee, che però hanno avuto la capacità, sono state adattate per le loro caratteristiche ai nostri pascoli. Quindi, come dire, ci sono sia razze autoctone che permangono e che però non sempre riescono a dare quella quantità di prodotto vendibile che poi riesce a compensare, diciamo, i costi di investimento. E poi invece abbiamo anche le varietà, le razze da carne o da latte, a seconda della produzione che individuiamo, che invece riescono a, diciamo, selezionate in altri luoghi, che si sono ben adattate. Quindi l'approccio non necessariamente, se troviamo il nome di un bovino che non è italiano, vuol dire che viene dall'estero, ma c'è scritto sull'etichetta. Ecco. E quindi voglio dire, anche una carne di insomma, di altra origine, non vuol dire che non è genuina, perché la genuinità dipende poi dall'allevatore che è qua e che la è così. Certamente, perché come diceva il professore poc'anzi, il tema è quello lì, collegare l'allevamento, la parte zootecnica, quindi gli animali per intendersi, poi a un territorio inteso come anche pascoli, dove questi poi stabilmente possono alimentarsi, chiaramente sempre ricorrendo, quello è inevitabile, a un'integrazione alimentare che è fatta con prodotti che magari, diciamo, quindi cereali e altri. Ecco, io ora sono curioso, perché qui abbiamo due produttori che io conosco, e conosco anche le zone dove producono e conosco gli ambienti. Insomma, mi sentirebbe in far di dire che qui saremmo nella garanzia più certa, insomma, perché questo siamo sopra Casalguidi, sì, con uno di questi, e insomma basta andare a vedere come vengono allevate le vacche, i vitelli e tutto, vedere la cura e come vengono trattati, e allora io ho l'impressione che andando lì siamo certi di comprare una carne genuina e che ha tutte quelle caratteristiche che, insomma, fanno bene, non fanno male, non hanno inquinamenti particolari, è così. Così, e poi quello nella nostra azienda
quello che mangiano gli animali si produce noi, nei nostri terreni, come diceva appunto il professore, quella è una cosa condivisibile al 100%, è importante l'alimentazione. Ovviamente non si fa tutto a circuito chiuso, produciamo foraggio, fieno, mais, orzo e serve per l'alimentazione dei nostri animali. Sicché poi abbiamo il molino, la maciniamo e si fa tutto diciamo a circuito chiuso. Poi gli animali nascono da noi perché abbiamo sia le fattrici, le mucche, che due tori selezionati e viene tutta un'azienda. Nasce l'animale, poi dopo quando è finita la sua carriera, la sua vita, e va al macello. Più garanzia di così perché poi fra l'altro in un ambiente bello, notevole, sono vero che... peraltro facilmente raggiungibile appena sopra Casale ed è quindi un patrimonio, dovrebbe essere considerato, della zona e dell'ambiente. Ma poi mi scusi se l'interrompo, e serve anche a mantenere il territorio, perché certo. Se le aziende agricole coltivano i foraggi, coltivano il frumento, ripuliscano le fosse, ripuliscano canali e se si evita anche danni idrogeologici nel tempo, secondo mi può sapere. Mi pare anche, basta venire a vedere, soltanto come sono state fatte le fosse. Con le pietre. Con le pietre, si vede che siamo in una sicurezza straordinaria, proprio di grande valore. Più difficile, ma eroico, è lavorare invece e allevare alle roncacce. A 1300 metri. A 1300 metri sotto il libro aperto, di lì sì. Si vede il libro aperto. Ma com'è le roncacce? Vuol dire essere innamorati per stare lassù. Qual è la storia delle roncacce? Ci vuole una grande passione e una grande famiglia per poter sopravvivere a una quota del genere, per portare avanti un'attività. Per dare sviluppo all'azienda, per avere un reddito e per poter mantenere il nostro territorio, come diceva Giovannetti. È chiaro che è molto difficile, però insomma, la chiave di volta è quella, insomma, è soprattutto la famiglia. Senti, perché poi ora l'hanno rifatta la strada per me lassù. Ora è messa molto bene, meglio. Abbastanza, dai, ora perché, è no, tutta riasfaltata di nuovo e percorribile. Io ricordo che benissimo. Quando si andava lassù ci si poteva lasciare anche la macchina. c'è stato un periodo qualche tranello, era molto qualche brutto. Tranello c'era, capito? E insomma, ora se però è risolto il problema. Sì, adesso è stata riasfaltata, insomma. Tu puoi scendere da 1300 è chiaro metri. Che non basta perché bisogna continuare anche lì l'evoluzione anche da parte degli enti pubblici e quindi bisogna sistemare alcuni imbocchi, alcune curve, cioè c'è sempre da fare, come abbiamo da fare noi nella nostra azienda per dargli sviluppo e per portarla avanti, anche gli enti pubblici devono fare la loro e quindi aiutare in questo senso, migliorare sempre la viabilità, non si può mai dire di essere a posto alla perfezione perché manca sempre qualcosa, manca sempre, c'è sempre da fare qualche miglioramento e questo... Senti, allora, ma le vacche sono al pascolo lassù? Allora, sì, esatto, c'è una parte di animali al pascolo nel periodo estive e sono quelli, le vacche nasciute e le manze, le altre rimangono in stalla, quelle che sono quelle che producono latte. Riallacciandosi al discorso che sta... Da per scontato, siccome questa bisogna faccia capire, questa trasmissione per far capire, che vuol dire l'asciutta? Allora, gli animali non è che fanno il latte per noi, siamo noi che si va a togliere una parte di latte perché loro hanno avuto un parto, hanno fatto un vitellino e quindi fanno il latte per il vitellino. Noi una parte lo usiamo per il vitellino ma l'altro poi lo utilizziamo noi e quindi... togliamo il latte in più e lo utilizziamo nell'azienda. Questo ciclo più o meno dura un anno. In un anno un animale dovrebbe partorire tutti gli anni e fare la sua produzione di latte per 6-7 mesi, poi fare i 2-3 mesi in asciutta, si dice. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'animale rimane fermo, rimane a riposo per un determinato tempo. Non vai e a dopo, pascolo, visto. Quelli lì vanno proprio al pascolo. Pascolo, sì. E dopo aver fatto questo periodo che in tecnico, in gergo tecnico si chiama asciutta, da allora dopo 3 mesi rifà il parto nuovo e rinizia una nuova lattazione. Questo è il ciclo che c'è in una stalla, senti, sia dal latte che da carne uguale. Senti, ma a te, ma lo potete domandare a Giovannetti anche, ma
come fate a fare il vitello buono, la carne buona? Allora, dipende da qualcosa o no? Certo. O è fortuna? No, non è fortuna, va detto e va chiarito che noi, ma tutti a livello italiano, tutti gli allevatori sono super controllati da noi, l'ASL c'è sempre. E quindi come Stato anche italiano siamo tutti gli allevatori sono super controllati. Va anche detto che noi siamo uno dei pochi Stati a livello di comunità europea che siamo controllati dal Ministero della Salute, invece in altri posti vengono controllati dal Ministero dell'Agricoltura. C'è un po' una differenza. È una garanzia in più. È una garanzia in più. Sicuramente l'ASL è sempre da noi, ma a noi ci fa piacere perché in questo modo cerchiamo sempre di migliorare. Come dicevo prima, bisogna sempre andare avanti, cioè avere sempre soluzioni nuove, rispettare sempre le leggi, ma però soprattutto anche cercare di migliorare, perché se si migliora, si fa stare bene gli animali ci danno più reddito, stanno meglio loro, ma si sta bene anche noi. Ma anche da voi l'ASL viene a controllare? No, viene. Ma giustamente è bene che venga, almeno è una garanzia in più che si può dare anche ai nostri clienti. Viene spesso e ci fa piacere che venga. Poi fra l'altro qui nel Pistoiese gli allevamenti non ce ne sono tanti, sicché sono ben controllati quei pochi. Che vengano spesso. Sì. È bello questo. Quindi, però allora voi invece lassù alle Roncacce fate di perché. Allora noi facciamo. Alle Roncacce io. Quando avete cominciato a venire qua, insomma, il latte si capiva, una volta sono venuto su il gelato buono, perché era fatto col latte di lì, poi lo yogurt buonissimo, e poi, ecco, che carne, sono bistecche, allora, sono cause, qual è il vostro specifico? Allora, noi abbiamo, come dicevo prima, l'allevamento di vacche dal latte, però come dicevo prima, tutte le vacche tutti gli anni fanno un vitellino, noi facciamo degli incroci miticci da carne e quindi nascono dei vitelli che sono da carne, hanno una predisposizione per poi essere lavorati e macellati. E quindi facciamo tutta una serie di vitelli che nascono da noi vengono direttamente macellati nelle macellerie, nei mattatoi e poi vengono consegnati direttamente nei negozi più specializzati, più importanti della montagna, ma anche in valle. E oltre a questa carne facciamo anche tutta la linea di latte. La linea di latte, come diceva il Bardelli, sono tutti i nostri prodotti e poi Anna vi presenterà. E ultimamente, proprio nell'ultimo periodo, ora abbiamo iniziato anche un po' di lavorazione di selvaggina. Noi acquistiamo direttamente dai cacciatori o dagli ambiti territoriali caccia locali, sulla provincia di Pistoia e di Lucca, acquistiamo direttamente dei cinghiali abbattuti in piani di controllo dove fanno danni per tutto l'anno praticamente, e questi capi qui li ritiriamo noi, abbiamo una specie di mattatoio, un locale adibito per la scuoiatura e poi per il sezionamento. E la carne viene confezionata da noi e viene anche trasformata e quindi facciamo degli insaccati, facciamo dei salumi, delle brisaole. È una novità. Sì, nell'ultimo anno abbiamo iniziato anche questa nuova attività. Senti, io voglio fare una domanda indiscreta a tutte e due. Come si fa a sapere se è meglio la tua carne invece che la sua invece? Basta sentirla. Basta, no, davvero, guarda, per dire, no, c'è un modo di fare più qualità oppure è un caso, magari i sistemi di alimentazione non sono uguali. Faccio l'esempio, per una padana normalmente vengono usati insilati e l'insilato è un praticamente la pianta intera di mais viene trinciata, viene messa in delle trincee apposte e viene alimentato gli animali solo con quello. Noi nello specifico facciamo o il pascolo sugli animali che vanno al pascolo, se no facciamo, si chiama alimentazione a secco, che alimentazione a secco non è altro che fieno e una parte di cereali. Questa è una buona alimentazione. La carne non viene uguale, viene molto più saporita, viene più buona, sicuramente non è come gli altri tipi di carne,
è un po' più impegnativa per farlo e l'animale rende un po' meno, quindi ci vuole più tempo e un po' più, ma, Giovanni, un po' più di spese. Che, voi che differenza ci avete? Ma cosa? Anche noi, ah, sì, eh? Sì, fieno e farina. E come diceva giustamente Giuseppe, ci mette un po' di più l'animale a venire, però la differenza nella carne c'è. Si vede, eh? Sì, sì. Ora noi il latte non lo facciamo perché abbiamo la razza chianina, vabbè, e di latte ne fa solo quello che serve per il vitellino, non sono animali dal latte. Capito. Mi pare che bisogna fare un intervallo e forse ci si può collegare con Renato Ferretti, che è in collegamento con noi. A fra poco. Ecco, secondo te, Francesco, e la domanda che al professore, siamo davanti a delle eccellenze qui per la carne o no? Sempre, poi va sentita, dice, potrebbero averci raccontato fiaschi per fiaschi. Però, in gioco. Però io sentite tutte e due, mi baso su questa valutazione, perché se no, quindi assolutamente sì. Poi conosco anche le aziende, diciamo, Giovannetti meno, ma le Roncacci un po' di più per prossimità di lavoro, quindi insomma, assolutamente il metodo per lavorare, per allevare, certo, è quello, no, giusto, è l'impostazione giusta, che poi alla fine, come dire, è un grande ciclo chiuso che riproduce a livello, su scala più importante, economicamente rilevante, quello veniva fatto nelle famiglie contadine una volta, certo, però è ovviamente con una logica diversa, quindi quando questo si verifica, a mio modo di vedere, è sempre una buona cosa, perché vuol dire che si chiude un ciclo, e anche il ciclo chiuso di per sé è virtuoso in questo caso, perché ottimizza i fattori della produzione. Il professore glielo farebbe, ci rimanderebbe i suoi ragazzi a imparare da questi due allevatori? Certo, sicuramente imparerebbero molto e avrebbero appunto questo spunto di legame con il territorio e appunto, come diceva il collega, l'importanza dell'azienda a ciclo chiuso che da sola riesce a produrre gli alimenti per il consumo, per il fabbisogno dei propri animali, che magari sta attenta anche all'aspetto di gestione dell'azoto nell'azienda, e quindi anche quello è un altro fardello a carico dei nostri allevatori, che insomma è importante, quindi ecco, sono tanti aspetti sicuramente importanti. È difficile che un ragazzo, un giovane studente scelga una via di questo genere? Ma ci sono tanti ragazzi che sono interessati, pur venendo da un ambiente cittadino, sì, così incuriositi. Trovate che c'è un, insomma, sì, questo c'è un interesse, chiaramente c'è maggiore interesse da parte di coloro che hanno già un'attività avviata, che insomma, come dicevo, dalle nostre zone qui nel Pistoiese non sono moltissimi, però insomma qualche azienda c'è, poi a parte noi abbiamo anche il Convitto, per cui ecco, ci sono anche i ragazzi che vengono da fuori, chi da Livorno, chi da Arezzo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo già delle convenzioni anche con la scuola, già sì, da anni che vengano degli alunni, dei ragazzi a fare degli stage, abbiamo le convenzioni anche con la scuola e ci fa piacere perché insomma il futuro sarà di giovani sicuramente, e quindi li accogliamo volentieri e tutti gli anni abbiamo diversi ragazzi a fare stage in azienda. Certo, è una bella scelta con i tempi che corrono venire non solo in agricoltura, ma venire a fare gli allevatori non è cosa da nulla. Insomma, non lo so, io mi auguro che... È una cosa che è bene che provino e che vedano e si rendano conto, perché insomma credo che sia un'esperienza o positiva o negativa che alla fine può avere un ragazzo delle scuole, però è giusto che la faccia, perché così si rende proprio conto dell'effettiva valore o meno della cosa. Esatto. Dovrebbe essere il collegamento Renato Ferretti, vediamo se c'ha da inserirsi bene in questo discorso. Renato, ci sei? Buonasera Luigi, grazie della linea. Come sai, sono a Roma, al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, e non posso essere in studio con voi. Però mi fa piacere intervenire a questa trasmissione che parla della produzione di latte e della produzione di carne.
la provincia di Pistoia non è più da tempo una provincia zootecnica, anche se non bisogna dimenticare che fino a metà degli anni 70 in tutti i poderi delle nostre colline, delle nostre pianure e della montagna c'era la stalla che era operativa con i bovini, con i suini e naturalmente con polli e conigli che erano, diciamo, gli animali di bassa corte più frequenti. In alcune zone c'era già l'allevamento ovicaprino, ma purtroppo l'evoluzione dell'agricoltura, la specializzazione ha fatto sì che questo tipo di allevamento scomparisse dalle nostre terre. Nonostante questo, negli ultimi 20 anni è nata una zootecnia di qualità nella montagna, in modo particolare specializzata nell'allevamento ovicaprino, anche se ci sono allevamenti di bovini estremamente importanti sia per la produzione di latte che per la produzione di carne, e mi sembra che in studio ci sia un autorevole esponente, un allevatore importante della nostra montagna di bovini, sia da carne che dal latte. E anche sulle colline, tant'è che sulle colline di Serravalle, sulle colline del Montalbano, nella pianura della Val di Nievole, ci sono aziende importanti per quanto riguarda l'allevamento bovino. Perché la produzione di latte e carne, la zootecnia è importante? È importante perché, come si legge in un libro che si intitola Fisiologia dell'azienda agraria di Alfonso Draghetti dell'Università di Bologna, un professore di agronomia, dottore agronomo, che ha scritto questo libro evidenziando il ciclo chiuso, l'economia circolare dell'azienda agricola, evidenziando che per l'apporto di sostanze organiche al terreno era necessario avere all'interno delle aziende una produzione zootecnica. È evidente che non possiamo tornare a quei modelli produttivi, ma è altrettanto evidente che se vogliamo veramente andare verso la transizione ecologica e verso una rigenerazione dei nostri suoli attraverso l'arricchimento di sostanza organica, dobbiamo trovare il modo di riportare le produzioni zootecniche in larga parte della nostra agricoltura. Credo che a Pistoia questa esperienza in parte sia già stata fatta, soprattutto in montagna, dobbiamo fare in modo che si estenda anche a altre zone, e credo che la trasmissione di stasera riesca a farci comprendere il perché è importante che ci siano questi allevatori, che ci sia questa produzione, che non sia soltanto una produzione specializzata, ma che stia all'interno di una produzione agricola, che se non è più possibile fare all'interno della singola azienda, lo si possa fare all'interno di un comprensorio, di un'area definita dal punto di vista territoriale, perché solo così potremo avere delle vere produzioni a chilometro zero, solo così potremo avere e ricreare quelle condizioni che descrive il professor Draghetti nel libro Fisiologia dell'azienda agraria di economia circolare all'interno dell'agricoltura. Vi ringrazio, vi auguro una buona serata a voi e ai telespettatori. Grazie Renato, perché mi pare sia entrato decisamente nella tematica che abbiamo affrontato e ha dato davvero il suo contributo, da competente com'è. Allora invece vorrei andare un pochino nella spiritualità particolare, e voi fate latte, che è un prodotto straordinario, fate carne bellissima, base, ma vedete, anche chi è innamorato del vino in qualche modo dà un contributo tutto particolare, e Gino Fuso stasera ci racconta di qualcosa di importante. Innanzitutto bisogna fare complimenti a Ora Verde, perché le pietanze cosiddette che sono lì sul tavolo sono uno dei matrimoni d'amore col vino toscano più alti, dalla bistecca ai salumi a tutto. Io da piccolo dormivo nel periodo Natale Befana, veniva spippolata l'uva sui canici, e nella metà cameretta dietro il mio letto c'era questa tenda, c'era l'uva. Si salava il maiale, veniva messo questo tavolone con prosciutti, montagne di sale, il rigatino e la coppa attaccata. Infatti quando vedo la coppa proprio ricordo il profumo assoluto.
Poi ti devo dire, sono stato giudice al Palio del Bilordo di Marlia assieme a del debbio giornalista Dario Cecchini, quindi sono anche un goloso di queste cose. Sono esperto. Sono esperto, vabbè, insomma. Più che altro la raccontavo. Ecco. Questa è la prima cosa. Poi un omaggio a tutti noi, a quanto viene fatto qua. Io sono riuscito a carpire leggendo qua e là su Wine News, un sito molto importante, probabilmente il più importante in Italia sul vino, in cui è stata fatta una cena a Roma con Perbellini, uno stellato, due stelle Michelin, di Verona. Sono stati a Roma ospiti in un luogo, insomma, importante della curia romana, penso, eccetera. E è stata una frase che mi ha colpito molto, perché Monsignor Martino Signoretto, docente di Sacre Scritture all'Istituto Teologico di Verona. Quindi persona... C'entra, perché lui ha detto questa frase, virgolettata, ai commensali che erano presenti, li ha colpiti proprio nella testa e nel cuore. Il cibo e il vino e il modo in cui mangiamo e beviamo sono sempre la celebrazione di qualcosa, di un evento, di un amico, di una riconciliazione. Il vino non va solo degustato, ma contemplato, che è un concetto che va oltre la moderazione. La spiritualità è materia, per questo il cibo ed il vino sono un'esperienza spirituale. Bella. In fondo stiamo parlando di questo. Bella, un applauso. Bella. Questo mi ha fatto un applauso. Perché è un po' vero, certo, finché non è degenerata la cosa, perché se poi degenera... Perché però c'è il Vinitaly. Se mi mandi al Vinitaly, sappi, sì, che le tue conoscenze sono... No, molto... A Verona sì. A Verona possiamo incontrare e fare un dialogo con lui, capire, perché avere in poche parole ha descritto, ha toccato proprio. Bello. Continuo con delle notizie? Allora, tanto vi dico che la regione toscana ha diramato che ha un vigneto di 61.000 ettari di vigna. Ok, che vuol dire? Tutta la Toscana, vigneto toscano, con 52 origini protette di OCG, DOC, eccetera, e 6 IGT, indicazione geografica tipica, che sono, raggruppano molto di più. Questi sono i dati che ha dato. Poi partiamo, chi si trova a Roma, dal 16 al 18 febbraio, Salone delle Fontane. I migliori vini italiani a cura di Luca Maroni, un giornalista molto controverso, molto forte di carattere, che ogni anno fa questa mostra dei vini da lui selezionati. Criticato, però molto frequentata la mostra di questi vini. Chi si trova a Roma può andare. Dal 14 al 19 febbraio, proprio in questi giorni, a Firenze, anteprime 2024 della Toscana. Le anteprime sono la mostra del Chianti Collection, Chianti Lovers, Nobile Montepulciano, Morellino, consorzi un po' dei 61.000 ettari sono alle anteprime a Firenze, insomma alcuni come rappresentanti. Il 25 e 26 febbraio al Grand Hotel Palladino, sempre a Roma, Vini da Terre Estreme, la seconda edizione. Si tratta terre impervie, piccole isole e terrazzamenti, cioè coltivazioni veramente, veramente manuali. Ora guardiamo se nei prossimi tempi, quando è la bella stagione, si o fa. Far visita o portare qua qualche produttore folle che fa queste, certo, cose. Bello. Per esempio anche alle Cinque Terre, no? Che sì, io non ci voglio andare, perché vanno giù con quel trenino è e fatica, se è fatica. Soffri i vertigini, insomma. Buono. Sono quasi in fondo. L'evento, va detto, l'eccellenza di Toscana, degustazione dei vini della Toscana, organizzato dall'Associazione Italiana Sommelier, un grande successo come sempre alla stazione Leopolda a Firenze. Sabato 2 e domenica 3 marzo.
che è appassionato, si informa e riesce a trovare biglietti. È bene darsi da fare prima, perché poi diventa impossibile. Questo è quanto, poi altre date, subvenite, eccetera. Però, se mi permetti, manderei in onda il servizio. Sì, allora non ti c'entra, però. Sì, mandiamolo in onda, vai. Manda in onda? Sì. Benissimo. Dai. L'urlo del vino a Viareggio. L'urlo del vino? Io e tuo figlio. Lei eri l'urlatore numero uno? No, però io accordavo i vini. Va bene, andiamolo a vedere. Cosa hai portato? Ma vabbè, diciamo che qui ha portato i nostri spumanti, i metodi classici che facciamo appunto sulla Versilia, e abbiamo il nostro segreto brut, il segreto brut rosé, poi comunque abbiamo anche i vini bianchi, ecco, i rossi. E poi hai portato anche uno champagne, sì, che è di un tuo amico produttore. No, diciamo sono i miei amici storici produttori che mi hanno insegnato a spumantizzare. Champagne Mondé, sono a Hauteville, il paese di Dom Perignon, li conosco da una venticinquina d'anni e sono loro che mi hanno fatto partire la brocca per le bollicine, e quindi sotto i loro preziosi consigli abbiamo cominciato a spumantizzare anche le uve delle nostre vigne. Ecco. Dimmi i nomi di tre vini che fai. Allora, l'ancestrale. L'ancestrale che... è number one, poi faccio un Alicante e un brand, si chiama Mistere. Mistere. Sì, è un brand di tre vini che non rivelo cosa sono. Il Mariani fa segreto, te Mistere, ma qui che urlo del vino è? È un giallo. È un giallo dell'urlo del vino. Io vedo delle bottiglie sul tavolino della degustazione qui all'urlo del vino, con annate insolite per dei vini bianchi. Sì, molto insolite, perché ormai noi siamo quasi 10 anni che... usciamo tardi, cioè tardi, usciamo quando il vino ci piace, come momento evolutivo che non sempre coincide con l'ultima vendemmia che hai fatto, può essere la penultima, la terzultima, la quart'ultima. Allora, noi siamo in Lunigiana, quindi provincia di Massa Carrara, siamo la terza generazione di vignaioli, quindi adesso sono entrato a pieno regime nella produzione. Siamo un'azienda di nicchia, produciamo poche bottiglie con un'idea di fare dei vini di nicchia con un'identità molto precisa, quindi poche bottiglie però molto identitarie. Ci sono vini di San Miniato, vini di Monte Carlo, vini di Pistoia, vini fino a Fosdinovo, insomma, perché questo? Dici, ma perché il futuro bisogna presentarsi, sei toscana e ti devi presentare con un abito molto importante, cioè che questo abito, questo stile rappresenti i gusti e il modo di essere e di fare vino della Toscana e la cultura straordinaria nostra. L'importanza di essere un gruppo, quindi essere nell'urlo del vino. Sì, diciamo che noi siamo 7-8 aziende dell'urlo del vino, abbiamo fatto una rete di impresa dove diciamo, mettiamo insieme tutti gli sforzi, è un po' una condivisione anche dei clienti, degli eventi, e quindi riusciamo a proporre, da piccole e medie aziende che siamo, riusciamo ad attirare l'attenzione della ristorazione, del mondo del vino, e quindi tutti insieme con Gino che ci spinge, ci facciamo conoscere, urliamo che ci sono anche i vini dell'Alta Toscana. È l'urlo, quindi siamo comunque un gruppo d'aziende che dobbiamo farci conoscere, un certo tipo di clientela, di ristorazione, quindi abbiamo bisogno di urlare. E questo è il nostro modo di urlare in questo caso. Questa giornata oggi urliamo presentandoci a Viareggio, dopo il carnevale. Ci vuole grinta, ci vuole managerialità, come dicono adesso, a livello commerciale, per far sì che di entrare in contatto con le persone interessate al vino, non con la gente che passa
ma con gli addetti ai lavori. Io è dall'inizio che lo dico e fino all'ultimo momento lo dirò. Queste sono manifestazioni che ti mettono a contatto con gli operatori, perché i privati, il commercio con i privati è relativo. Quello che a noi interessa sono gli albergatori, i ristoratori, i distributori e i rappresentanti. E oggi come va? Oggi va bene. Perché? Perché? Perché ci sono le persone che sono interessate al mondo del vino. No Pinco Pallino qualsiasi che passa con la bicicletta o che passa di lì, vede il coso, beve il vino e poi ti saluto. Interessante queste manifestazioni che si creano per creare dinamismo tra produttori, cioè tra detti lavori, quindi si crea questa rete che è importante coltivare, quindi siamo contenti di partecipare a questa rete. È una manifestazione fatta su misura per il piccolo gruppo che compone l'Urlo del Vino. Quindi è inutile urlare troppo forte, si conviene urlare fra noi e trovare dei buoni clienti in un ambiente non troppo vasto, perché tanto è inutile se le produzioni, si parla di poche migliaia di bottiglie di vino, è inutile espandere troppo la voce, che tanto non ci sarebbe il prodotto. Poco ma buono. Ho sentito che tutti più o meno sono contenti, qualcuno insomma qualche critica te l'ha fatta, però è giusto anche che sia così. Certo, le critiche sono positive, perché nella vita è sempre pensato a essere meglio odiati per quello che siamo e amati per quello che non siamo. E se questo club, come lo chiamo io, vuole andare avanti, bisogna guardare tutti gli aspetti. Sì, dice ora, mentre venivo qua, dice Giuseppe, guarda, ci sa anche una novità, il tonno di montagna. Ora, tutto da sapere che in montagna ci sia il tonno, c'è avete un lago dove c'è tonni. Ora nonna vi spiegherà il suo piatto. Cos'è il tonno di montagna, allora? Allora, non abbiamo il lago, sì. Non ce l'abbiamo, ma abbiamo il bosco. Nel bosco ci sono gli animali, e c'è cinghiali, cervi, caprioli. E quindi noi abbiamo pensato di sfruttare anche questa idea e di fare. Ho pensato di fare un piatto con il cinghiale. Questo qui è un pezzo di cinghiale. Se voi vedete, l'ho cotto a bassissima temperatura per 5 ore. Che parte è del cinghiale? Questo qui è un controfiletto. L'ho cotto qui nella pentola a bassissima temperatura, proprio a circa 100 gradi. E se noi si va a rompere questa carne, è diventata tenera come un tonno. Tonno di montagna, allora. Voglio vedere come tu lo lanci poi, ora sì, arriva qua, si vede, fa vedere. Questo è il piatto, finito. Sembra proprio il tonno. È come il tonno. Bello. Ci viene messo un pochino di olio, di odori, rosmarino, salvia. Meno male. E neanche buono, ma è bellissimo, va. Ma ora però tu da lanciare, non è ancora conosciuto. E l'idea sarebbe poi ora quello, la prossima evoluzione potrebbe essere quella di confezionarlo in vasetto sotto olio, proprio come il tonno. Tonno di montagna. Tonno di montagna. Tonno delle roccacce. Non ci facciamo mancare nulla. Tonno delle roccacce, ma il tonno è tutto a dire che c'è, alle roccacce, c'è il mare. Bello questo, invece... Sono i vostri prodotti. Qui abbiamo portato i nostri prodotti del caseificio, che sono il latte, formaggi, vari tipi di formaggi, la ciottina, questi sono erborinati, peperoncino, erba cipollina, pepe, i nostri yogurt, si parte dallo yogurt bianco naturale allo yogurt con la frutta. Lo yogurt
Giuseppe, ora se no mi denunciano perché si può fare pubblicità occulta, ma io l'ho sentito che è il più buono di tutto. Non so se dipendeva dal periodo in cui le vacche avevano mangiato bene, non lo so se fosse per questo. Comunque era straordinario, ma proprio buono, ecco. Grazie. Poi abbiamo, vabbè, i formaggi, la crema di formaggio, che questa è fatta con i nostri formaggi, è un formaggio fuso che si può usare per condire la pasta oppure per fare anche dei crostoni. Burro, la ricotta. Beh, c'è davvero tanto, ma questi, la distribuzione, questa è le varie negozi, eh? Sì, la distribuzione la facciamo direttamente noi con i nostri furgoni e consegniamo direttamente nei negozi dove poi loro rivendono i nostri prodotti. E se no direttamente in azienda al punto vendita. E poi c'è la novità. La novità, praticamente come diceva prima Giuseppe, è la carne di selvaggina toscana. E come è messa qui in un sacchetto? Allora, questa qui è messa sotto vuoto, questa è polpa di cinghiale. Poi abbiamo anche del macinato già pronto per poter usare per i ragù. Ma ha cominciato a distribuirlo lì? Sì. Siamo già in tutta la Toscana. Va? Sì, va molto, perché poi è anche molto buona. Sì, eh? Sì, sì. Ha provato, via. Ti abbiamo brevettato. Beh, l'abbiamo già brevettata, il nostro marchio ora. Punto, sì, è vero. Viene venduto a marchio le Roncacci. Bello. E sempre dalla carne di cinghiale facciamo i vari salumi. Naturale, quindi. La classica salamellina di cinghiale, questa col peperoncino, il lonzino, sempre di cinghiale, salato, e la bresaola che c'era qualche Francesco, parte. Qui questo abbiamo fatto trasmissioni sempre anticinghiale. E che davano enormemente noia all'agricoltura. Per voi è una risorsa cinghiale. Beh, da un problema abbiamo trovato un'opportunità. Insomma, la sfida è bravo. Questo è bello. Questo è interessante questo. Ma poverini cinghiali, che fate? Li fate fuori tutti? Allora, utilizziamo tutti gli animali. Praticamente sono stati abbattuti dalle guardie provinciali. Gli animali che ritiriamo noi, li ritiriamo, sono dalla provincia di Pistoia e di Lucca. Sono quelli dove ci sono dei danni e le guardie provinciali intervengano e fanno gli abbattimenti. Si chiamano l'articolo 37. Ma voi non l'ammazzate, poveri cinghiali, noi li alleviamo. Si scatena tutti gli anti, perché invece è colpa delle forestali. No, l'abbattimento viene fatto o dai cacciatori abilitati, noi possiamo acquistare da loro direttamente, o se no sono questi, come dicevo. Ma là nella zona ce ne avete molti cinghiali? Che... Abbastanza, sì. Un po' sono distribuiti un po' su tutto il territorio. Cervi no, Anche cervi, sì. Non l'avete sfruttato? Utilizziamo anche il cervo, sì. Quello è più localizzato in un certo periodo dell'anno, non è presente tutto l'anno e soprattutto nel periodo di caccia, invece il cinghiale viene fatto gli abbattimenti durante tutto l'anno. Ora avete capito chi è che ce l'ha con cinghiali, con cervi, perché non è una cosa da nulla, vedo. Ora tu stia attento, ci vuole la scorta per andare via di qui ora. Perché sono talmente buoni e tutti lo vorrebbero mangiare. Ma diciamo per questo. Complimenti, signora. Grazie. Proprio bravi. E qua invece parlavamo di giovani. Io vedo questa signorina. Sì. Ancora per un po'. E insomma, con tutti questi prodotti che vengono dal Monte Albano. Da Casalguidi. Da Casalguidi. E allora qui che c'è? Abbiamo le salsicce fatte veramente come alla vecchia maniera, senza coloranti e senza conservanti, da come si può vedere dal colore, che non sono quel rosso vivace, sono ancora fresche. Qui la chianina, la bistecca che non può mancare, e poi la coppa rinomata anche prima, che la coppa è bella scurina, anche lì senza coloranti e senza conservanti, fatta come facevano prima. Guardate il primo piano della coppa, perché guardate questa, gli amanti della coppa, è proprio, fa venire la colina in bocca, come deve essere, no? Poi rigatino steso e avvolto, e la novità nostra, il massiccio.
Che vuol dire il massiccio? Il massiccio è stato dato da noi questo nome perché è un rigatino molto più grosso, che invece di avere solo la parte della pancia del maiale, ha all'interno anche l'arista. Quindi viene tutto disossato, tutto salato insieme e ci vuole un po' di più per stagionare. Scusa, però poi viene un bel... Ma a te sembra che tu intendi queste cose? Qualcosa faccio anch'io. Allora, io sì, sono nel punto vendita a produrre. Ah, sì. Ti piace questo lavoro? Sì, diamine. Sì? Anche perché insomma non è che si trova molto facilmente un'azienda in questo modo. È vero, ma voglio nella dire... grande distribuzione, supermercati, queste cose, sì. Però non si vede come viene fatta, cioè arriva certo. Il prodotto e boh, ok, leggo l'etichetta, però quel che c'è dentro... Ecco, però voglio dire, tu sei giovane e pensi che sia il tuo lavoro questo? Per ora sì. Sì, sì, sì. Giovannetti, allora c'è il futuro. È un piacere, è una ragazza in gamba e ci dà un bel aiuto e una bella collaborazione. E te come sei arrivata lì? Ma tramite la vostra pubblicità, in effetti, sì. Abbiamo visto la televisione, ero un acquirente. Ero un acquirente e poi sono diventata da cliente a dipendente. Ma bello, questo si fa un applauso, perché quando sono giovani sì. Che scelgono. Questa via è davvero bella, è questa, sì. Molto bella. Poi vabbè, conduzione familiare, quindi molto alla mano. E poi tu impari facilmente a tutto. Sì, 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 anche perché la mamma di Graziano insegna i trucchi del mestiere. Sì, bello, sì. Complimenti davvero. Abbiamo, vedete, due esperienze, secondo me, che potrebbero riconciliare con il gusto della genuinità, della carne, della... dei latticini, dei formaggi. In questi tempi, sarà sempre più così, c'è proprio bisogno di andare a ricercare questi prodotti che sono una garanzia. È vero, si legga l'etichetta, però non so, come fanno loro? C'hanno un'etichetta anche su... Al momento si confeziona, sì. Al momento della confezione. Sì, sì. C'è un'etichetta sulla provenienza. Insomma, questa è una bella proposta, mi pare, vero? Bene, complimenti davvero. Bene. Ma guarda, ora ci ha dato una bella soddisfazione a pensare che dalla pubblicità sia arrivata qua. No, non è una bugia. Vedi? Molto bene. E la società dei... come va? Va bene? Com'è stata questa? Diciamo una serata normale, perché una è passata e due purtroppo non ce l'hanno fatta. Allora, che... se mi consente, sì. Devo ritornare un attimo sull'argomento dei cinghiali, che indirettamente riguarda anche certo. Noi della farina. Perché vi mangia un po' di castagne. Sì, no, ma secondo me va... È molto lodevole questa iniziativa del commercio legale della carne di selvaggina e di cinghiale, anche perché va sottolineato al pubblico che una volta controllata è la carne più sana che c'è, cioè molti si allontanano, diventano vegani o vegetariani anche perché gli allevamenti intensivi eccetera eccetera. La carne selvatica è la carne di cui, su cui possiamo stare tranquilli, su cui un antibiotico non c'è, e sappiamo quanto è adesso il problema degli antibiotici sugli umani, no? Per la resistenza sempre maggiore. È vero, visto del, diciamo che è corretto, poi naturalmente dipende anche dalla tipologia di azienda che produce poi. Vabbè, certo. Per cui, però sì. Nella carne il selvatico si alimenta di ciò che trova in natura, quindi gli unici contaminanti che può trovare sono quelli derivanti dall'inquinamento atmosferico, che naturalmente tutti si respirano o diciamo si assimilano. Quindi in questo senso è corretto, sì. E anche è giusto valorizzare in maniera legale. Legale che vuol dire? Legale in maniera da farla diventare un'opportunità economica, esatto. Con tutti i passaggi che determina, perché c'è anche un'ampia fetta di come dire, commercio, vendita, passaggio, diciamo così, di carni, di selvatici, che
magari, come dire, cacciate, però non hanno quei presupposti per cui magari se ne può garantire al 100% la salubrità. Perché, ci tengo a sottolineare anch'io che i nostri animali che entrano nel nostro centro di lavorazione vengono tutti controllati dal veterinario dell'ASL, viene preso campioni, vengono mandati a analizzare e dopo la certificazione che ci rilasciano vengono commercializzati. Quindi c'è tutta questa procedura che su tutti i capi che entrano nel nostro stabilimento vengono tutti controllati. Questo è poi un commercio legale, insomma, no? Sì. Certo. Questo che ci dicono secondo me è di grande valore. Ora, mercoledì prossimo scorso si è parlato degli alberi, altro momento, altro sogno di avere il verde sempre più diffuso e che insomma anche qui c'è un po' da discutere o meno, ma così il mangiare e la carne quando si trova la garanzia assoluta che è proprio genuina, non inquinata da interventi particolari, guardate, questa è una bella fortuna, per cui conviene proprio andare da chi può da queste aziende ed altre che eventualmente ci sono, ma tanto stasera abbiamo queste a sentire e a comprare la carne vera, la carne genuina, con i prodotti derivati che sono tutti analoghi e ben controllati da tutti. Quindi andiamo a vedere la farina intanto. Allora, la farina è il campione. Qual è che ha vinto? È il campione B, che ha preso una votazione di 8 punti. Una farina equilibrata. Ma quest'anno non sono dolcissime, diciamo così, che in generale non sono. Sì. La dolcezza non è elevatissima, però questa è una farina molto La B. Il campione B. Allora, troviamo il campione B, questi là e C sono fuori, non ce l'hanno fatta. Non ce l'hanno fatta. Allora, ecco il B, ecco la busta, andiamo a vedere da dove viene questa farina. Io qui non so di dove vengano. Goffredo Fazzi. Dal Lune? Lume? Cune. Cune è un paese sopra Borgo Mozzano. Siamo in piena medievale del cerchio. Siamo nella Lucchesia? E Pariana è il molino. È il molino di Pariana, sì. Un applauso a questo coltivatore. È il padre del presidente dell'associazione castagnicoltori della Lucchesia. Allora si fa apprezzare. Molto bene. E invece l'olio siamo a posto? Avete avuto il contributo anche diffuso? Certo. Ecco, perché se no... Anzi, ci ha indicato proprio quello giusto. Che ha detto? La curiosità, Roncaccio è un bel nome, no? Ma se ho inteso bene l'altitudine... 1300 metri. Ma ha colpito questa cosa, perché non ci credevo lì per lì, pensavo fosse 300, invece 1300. Ma è bello, È bello davvero, complimenti. È bello, bello. Siamo sotto il libro aperto ed è uno spettacolo bellissimo, sì. Capiterò. E vale la pena, sì, vale la pena. Vado a prendere qualcosina, Bene, allora qui come si sta? Stasera abbiamo avuto un po' di difficoltà, perché... Non l'avete trovato uno buono? Però due già sono un po' troppo maturi, ecco. Avevano dei difetti. Sì. Eh? Maturi, diciamo così. Maturi? Sì. Maturi? Perché devono essere acerbi? Deve essere fresche, deve essere... Vabbè, ho capito che tu vuoi dire, sì, va bene. Allora, questa è la busta. E quindi noi abbiamo premiato solo uno. Allora, che busta è? La C. Andiamo a vedere... Ti ha dato il tuo contributo o no? Ma però sul suggerimento di loro, sono molto fini, molto bravi. Alla fine, poi, io non lo degusto loro, sì, io tutto a naso. Ma insomma, ti trovavi d'accordo? Sì.
tutte le volte, ma sono preparatissimi loro, non sono una cosa ragazzi, così. Non mica noi si fidiamo. Perché ne vedo tanti a giro, parlando di olio, ma... Certo, ecco qua la busta, questa è la busta, andiamo a vedere a chi appartiene, perché questa è una cosa poi... Sarà Chianti, sarà Nostrale... Con una stagione come è stata quest'anno è un'avventura andare a vedere. Questo è un altro, vedi che zona, Castagneto Carducci, Fonte di Foiano, Toscano IGP, questo è un classico, questo... Questo era uno di quelli che... Loro vivono solo di olio, non hanno altre culture. Senti. Lo sanno frangere poi. Lo sanno frangere. Hanno il loro frantoio, sì. Frantoio proprio, vedi? Sì, quindi... è lì. E questa è una bella perché carta. Loro, a secondo il tipo di oliva, viene franto in un modo o in un altro. Allora, andiamo in chiusura per dire che, a mio parere... Non so Francesco come tu la pensi, si è scoperto, ora se tu sei un funzionario bisogna aggiungere i bilanci troppo, ma insomma secondo me si è scoperto, ma si conoscevano e comunque si sono presentati due produttori che secondo me sono una garanzia, ma come si spera che ce ne siano altri e che abbiano queste cose. Ed è importante scoprire queste realtà. Assolutamente, perché rappresentano degli esempi di filiera, di azienda agricola, zootecnica, quindi che persegue il ciclo chiuso, che di per sé tante volte è un concetto che viene declinato in maniera equivoca, sbagliata e ci porta magari... porta anche il consumatore stesso, perché non è correttamente informato, a delle deduzioni sbagliate, come se una carne non va bene mangiarla, oppure, quindi vedere dal vivo e conoscere queste realtà aziendali diventa poi un esempio, un punto di riferimento. Vorrei dire anche un'ultimissima cosa, sì, che poi era stata evidenziata anche prima da loro stessi. Cioè c'è un elemento, il ciclo chiuso è l'elemento che tiene tutto insieme, però è la cura del territorio che poi viene portata avanti anche da queste aziende. Ognuna nelle proprie, diciamo, zone di riferimento, ma che è fondamentale, che è quella che realmente ci viene a mancare, perché quindi si riesce a combinare un'ottima qualità produttiva in un territorio che altrimenti non verrebbe gestito e poi sostanzialmente diventerebbe un luogo dove si deve spendere dei soldi per mantenerlo. È una risposta a del parte tutto... che Giovannetti era del mestiere, però andare a vedere, mi ricordo, i primi tempi era un paradiso, vedi come avevano sistemato le fosse, come avevano attrezzato tutto a prova di alluvioni, proprio senza ombra di dubbio, ma anche alle Roncacce, se si va, c'è tutto, siamo a 1300 metri, quindi lì è un po' diverso il discorso, però insomma è un paradiso, paradiso non indifferente, e quindi bello dal punto di vista della conservazione del territorio e di tutto. L'ultima novità che ci siamo dati di... Ah, c'è biscotti anche. Abbiamo anche l'ultimo prodotto dell'anno. I biscotti. Ora tu ce l'ho, qui si sentono. Va bene. Molto bene. Bene, allora grazie a tutti voi della presenza, grazie. Grazie, auguri alla ragazza che ha scelto questa cosa, fa piacere proprio. La signora che... mi fa che sia un po' dietro le spalle, dietro le quinte, a fare invenzioni un po' culinarie, questo va bene. Grazie ai nostri del panel, olio e farina, e grazie a Gino che ci fa questa stasera, si è fatto anche, come dire, portato nella spiritualità del vino. Va bene. E il vino è anche questo. Grazie, alla prossima settimana, grazie. Barricato un botte cantigiana, condisce spirito, amicizia e la chianina, strade tra i campi con il grano arrotolato.
giungla d'aria per scappare e cicatrici. Tra una vigna e l'altra, quanto va vendemmiato e ci si ferma a far merenda, che ne dici? E se mangiato il cacio buono giù a Pienza, le salsicce sono come l'oro nell'aretino. Ci sono gli scogli a Calafuria e io del mare un faccio senza TVL o stappa un morellino. Allora vieni a Firenze a casa mia, o in Versilia dalle Apuane sino al mare, le belle ville della Lucchesia, Pisa e Livorno sono ancora a bisticciare. Da Siena su cavalli imbizzarriti, a Scarperia dove il coltello è tanto amato, a Popiglio accanto al Maggio siamo finiti, i cantucci col vin santo fatti a Prato. Nella Toscana io non posso fare senza zazza, e l'ho capito soltanto stando lontano. Posso anche aver viaggiato abbastanza, ma dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto, dappertutto me ne vanto. E poi m'han detto, in dove vai? A Pistoia, la bella città, coi suoi vivai!